Cari concittadini, cari sannicandresi, siamo qui dopo il Consiglio Comunale di ieri sera. Abbiamo deciso con i colleghi consiglieri, dei gruppi consigliari di Forza Italia e dell'UDC di fare questa e-news per comunicarvi quello che è successo ieri sera. Chiariamo subito che non c'è nessuna previsione di alleanze tra i partiti che vedete qui, non ci sono inciuci come qualcuno va dicendo, è soltanto che chi fa politica, ovvero la politica che ha delle referenze a tutti i livelli, oggi si trova fuori dalla gestione della cosa pubblica in questa città e ci troviamo un'amministrazione che consta sostanzialmente di persone che passano da un partito all'altro senza con disinvoltura e che molto probabilmente sono mantenuti in piedi da piccoli interessi di potere. Ieri sera è successo quello che la democrazia, lo Stato di diritto in questa città non doveva mai augurarsi. Quando le opposizioni vengono accusate di fare solo demagogia, di fare solo opposizione appunto, però poi vanno in Consiglio Comunale e presentano non più delle interrogazioni, ma degli accanni per fare un Consiglio Comunale sui problemi reali della città e ci viene poi risposto dalla maggioranza che si tratta di sciocchezze, per cui le delibere sono state sostanzialmente respinte tutte quelle che abbiamo presentato. A quel punto dobbiamo desumere soltanto una cosa, che questa amministrazione parla di collaborazione verso le opposizioni soltanto per fare demagogia, per vittimismo, quando si citano continuamente debiti e responsabilità di molti anni fa, quando loro sono al governo della città ormai da 3 anni, e si tratta di demagogia pura e vera. Quindi a questo punto abbiamo deciso di informarvi su quello che è avvenuto, perché è giusto che i cittadini sappiano che le minoranze lavorano, propongono, ma si trovano puntualmente davanti un muro fatto di incompetenza e che riteniamo questa città non debba meritare. Passo la parola al collega capogruppo di Forza Italia, Giovanni Villani, che illustrerà nello specifico le delibere che abbiamo presentato. Buonasera a tutti, io voglio aggiungere che al muro c'è anche un po' di arroganza. Fatta questa premessa, passo a quegli ordini della, diciamo, quelle proposte di delibere che tutti insieme abbiamo stilato, l'avevo detto anche ieri sera, con una mole di lavoro non di poco, perché insomma le abbiamo tutte preparate noi queste delibere, andando a prendere tutte le notizie utili affinché i consiglieri comunali potessero deliberare con conoscenza e coscienza. Allora, quali sono state le proposte di delibere che noi abbiamo proposto, portato in consiglio comunale? Si parlava del Palazzo Fioritto, diciamo dove c'è la biblioteca, il museo, dove andiamo a fare i consigli comunali, è quella struttura che ci è stata regalata nel 97-98, insomma, del genere, dalla Comunità Montana, attualmente è chiusa, addirittura è chiusa senza, dicevamo, un'ordinanza. Allora, noi abbiamo fatto delle proposte, se era possibile, in considerazione del fatto che abbiamo anche trovato atti di progetti di antincendio, di diciamo, tetti ignifughi, di tutto quello che poteva servire per poter, come dire, dare di nuovo il servizio alla città, nel senso che le proposte erano: se era possibile aprirlo subito, se era possibile aprirlo entro 90 giorni con dei lavori da fare, oppure se proprio non era possibile tutto ciò, al limite verificare lo spostamento in un certo modo momentaneo, temporaneo, di quello che poteva essere il discorso un po' proprio culturale, che è quello della biblioteca, insomma, in questo momento serve. Sapete cosa hanno fatto la maggioranza? Non tanto conto, cioè in pratica non interessa a loro di questo problema, secondo me, o perlomeno non hanno apprezzato quello che è stato il nostro lavoro. L'altra delibera, proposta di delibera, è stata quella della, diciamo, relativa all'Ipsia, cioè all'alberghiero. La maggioranza, questa attuale maggioranza, aveva fatto una delibera di giunta per prospettare un alberghiero a San Nicandro, ma come sede staccata in San Giovanni, non è andata in porto perché, così come era
era stata prospettata non poteva andare in porto perché non ci stavano tutti i crismi proprio giuridici legali, per cui abbiamo fatto una proposta per dire mettiamoci insieme il comune, la scuola, la provincia, vediamo di sì concertare e perché no, lavoriamo già da adesso affinché entro l'anno prossimo, cioè quando si fa nuovo la riorganizzazione delle scuole che partono dalla provincia e poi arrivano alla regione, si arriva a raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo utile per la città, per quei cittadini, per quei ragazzi che diciamo vanno fuori. Sapete cosa hanno risposto? Sì, va bene, la concertazione bene tutto, ma votiamo contro, hanno votato contro. Questo è sostanzialmente il muro che diceva Matteo. Poi, politiche energetiche, meno male, su questo, nonostante che non faccio un lavoraccio, davvero andare a prendere tutta una serie di incontri, tutta una serie di delibere, tutta una serie di discorsi a livello ministeriale, a livello di regione Puglia, bontà loro hanno, su questa proposta di delibera, hanno votato sì, meno male. Insomma, se pure su questa si votava di no, sarebbe stato proprio il compito dei compiti. L'altra proposta di delibera, la modifica del regolamento comunale per la concessione dei lotti di cimiteri. Questa era una delibera che andava esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Perché? Che noi abbiamo un regolamento che prevede diciamo, la concessione per 30 anni da quando si sottoscrive il contratto. Noi abbiamo solamente previsto e richiesto che i 30 anni partissero da quando avveniva il decesso. Niente di che. Sapete cosa ci hanno risposto? Hanno risposto no, perché qui ci potrebbe essere un qualcosa che avvantaggi l'impresa. Cosa c'entra l'impresa? Cosa c'entra? Noi vogliamo avvantaggiare i cittadini e basta, niente più. Se poi ci sono problemi con le imprese, questi devono essere affrontati separatamente dalla giunta, che non c'entra il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale va a regolamentare i regolamenti, in questo caso è questo regolamento cimitero. E quindi anche su questo hanno detto no, quei cittadini dovete. Se volete acquistare un suolo, un loculo, dovete da quando è sottoscritto il contratto, parte. Quindi poi se uno compra, cioè alla concessione adesso e succede il decesso dopo 20 anni, dopo 10 anni li fanno di nuovo la concessione. Questo è il beneficio che viene fatto da questa maggioranza. Non è giusto, insomma, non è così. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Insomma. Noi come minoranza, non è che stiamo in giro e tutti i cittadini si lamentano di un servizio che non va, certo, è iniziato da porta a porta, stiamo a certi livelli differenziati, indubbiamente, però evidentemente le persone pagano anche profumatamente questo servizio e si aspettano qualcosa di più. Cosa abbiamo proposto? Considerato che il servizio non va come deve andare, ci sono tre possibilità. Uno, cercare di farlo funzionare in base a quello che è previsto il contratto. Non è possibile, verificate se ci sono le possibilità di farle penali. Non è possibile ancora, verificate la scissione. Non è possibile questi tre, relazionate, fateci sapere, fatelo sapere ai cittadini, perché non è giusto che i cittadini si lamentano ogni giorno. Usciamo fuori e ci mandano a quel paese perché dicono, ma voi che fate? Noi dall'opposizione, più che prospettare una proposta di delibera che dia delle indicazioni, possiamo fare nient'altro, non possiamo deliberare, né possiamo andare a fare altre cose. Quindi anche su questa cosa dobbiamo dare? No, conto. Servizio privato, poi videosorveglianza, cosa assurda. Abbiamo proposto, visto che la videosorveglianza ormai è terminata luglio, agosto, poi vabbè è successo un fulmine che ha rovinato, sono cose di carità, che non è che possiamo addebitare l'amministrazione. Cose eccezionali posso capitare. Allora, da settembre, agosto-settembre, fino a febbraio non è successo nulla. Non ho capito. Abbiamo proposto a loro di fare tre cose. Uno, aggiustate l'impianto. Due, fate la convenzione con diciamo i carabinieri, le forze dell'ordine, poi chiaramente saranno loro a verificare qua. E tre, lì c'è da fare una manutenzione quinquennale sull'impianto. Sapete cosa hanno votato? Conto. Cioè, non ho capito. Perché? Perché siccome hanno fatto adesso una delibera per aggiustare, diciamo, i bilanci, abbiamo fatto tutto e non c'è bisogno di questa delibera. No, è stato fatto una di quelle tre richieste che abbiamo fatto noi. Ma dopo che abbiamo fatto una richiesta di
privata, ma il compito del della minoranza, dell'opposizione, è quello di spronare la maggioranza a che si faccia un determinato conto, perché quello è lo spirito che ci resta. Anche su questo ha detto no, no, noi votiamo contro, quindi non lo so, faranno loro, speriamo che non lo facciano, per carità. L'ultimo accato che è stato aggiuntivo, non era aggiuntivo, già richiesto da noi, era le tasse, quella benedetta delibera delle tasse che ha fatto cambiare una maggioranza. E qui in pratica qui ci troviamo di fronte a due delibere, la 22 e la 28 di Consiglio Comunale. La prima che introduceva detrazioni 100 euro di TAP sulla tasse, la seconda che annullava tutte. È successo che la seconda è stata pubblicata dopo il 28 di ottobre, per cui è inefficace. Resta la 22, quella dei tassi. E allora alcuni cittadini, non so quanti, non sappiamo, hanno pagato la tassa con la detrazione ed altri hanno pagato senza detrazione. Abbiamo chiesto regolarizzare tutto, perché non è possibile che ci possano essere cittadini che pagano con la detrazione e cittadini che pagano senza detrazione. Noi riteniamo che tutti devono pagare con la detrazione, cioè come quelle 100 euro. E abbiamo fatto quella proposta, abbiamo trovato le leggi, abbiamo così come era già fatto in precedenza, insomma, abbiamo trovato addirittura un regolamento del 99 che prevedeva che non c'era bisogno nemmeno di cambiare i regolamenti, cioè che bastava che fosse solo il Consiglio Comunale, che nonostante questo in questo accato non sono nemmeno intervenuti, non hanno detto nulla, hanno solo dato conto. Scusate, qui a questo punto noi chiaramente per terminare il discorso di un attimo locale, non è che ci fermeremo, noi continueremo la nostra azione, cercheremo sempre di proporre delibere o argomenti che vanno nell'interesse dei cittadini, non ci fermeremo, però insomma questo modo di fare è un modo di fare, insomma, che non certamente giova al paese, questo va contro il paese, va contro i cittadini, non è così che si fa. Fermo qui, se deve aggiungere qualcosa l'amico Arrivo Antonio. Buonasera a tutti. Noi dell'UDC ieri sera abbiamo cercato in tutti i modi di far approvare degli accordi importanti per la città di Seminando Gardena, ma la maggioranza ci ha votato su tutti gli accordi sempre contro. E per noi dell'UDC e delle forze politiche di opposizione è un danno per la città di Seminando Gardena. Grazie a tutti. Volevo aggiungere qualche piccolo appunto a quello che hanno detto già il collega locale Zuccaro e Giovanni Minato. Noi praticamente siamo anche noi presenti sul territorio ad ascoltare la gente, una frase che io ieri sera ho sentito diverse volte, come se alla fine quando poi la gente vota, vota in modo diverso, invece credo che veniamo votati tutta la stessa maniera. Nel momento in cui diventiamo consiglieri comunali siamo tenuti, siamo obbligati ad ascoltare i cittadini, ed è quello che noi abbiamo fatto. Stare all'opposizione significa comunque portare la voce dei cittadini in consiglio comunale. Abbiamo preparato queste delibere che sono veramente molto importanti, perché nel momento in cui si va a parlare di rifiuti che non vanno bene, nel momento in cui si parla di videosorveglianza che è sotto gli occhi di tutti non funzionante o funziona male, nel momento in cui parliamo di richieste dei cittadini che riguardano le modifiche dei regolamenti, quindi in questo caso della concessione dell'obbligo cimiteriale o delle tasse, perché la gente non capisce ancora se deve pagare la tassa, se ha pagato con i 100 euro in più o gli toccava ricevere il rimborso. Per noi sono cose importanti, come erano importanti anche le altre interrogazioni che io ho fatto, ma che comunque tutto il gruppo di Forza Italia sosteneva, tipo quella per esempio che il sito internet del comune non funziona male, perché è così, non contiene dei documenti, degli atti obbligatori per legge, oppure la soggetto non fa bene quello che deve fare, o comunque gli uffici comunali non funzionano bene. Sono cose che il cittadino ci chiede e noi dovremmo dare risposta. Volevo fare un piccolo appunto. Io ho visto anche il sindaco che praticamente, ecco, in modo del tutto proprio convinto ha votato contro questi accordi. Un sindaco non dovrebbe mai votare contro gli accordi, cioè
Cioè io non posso ascoltare che sono a capo pretestuosi questi. Io invece leggo la pretestuosità nei loro comportamenti, nei comportamenti della maggioranza, perché se non si condividono alcuni argomenti o la parte del deliberato che poi alla fine si chiede, c'è sempre la possibilità di trovare un punto di, ecco, di intesa nel dire, ad esempio sul discorso della biblioteca, che poi mi auguro il sindaco dia delle risposte ai cittadini, perché non ha accettato nemmeno di spostare eventualmente una postazione internet, come aveva richiesto il collega Vocale, dato che le scuole stanno per chiudere, andare incontro agli studenti. Noi dicevamo di affrontare il tutto entro 90 giorni, benissimo, 90 giorni sono pochi, si poteva discutere, facciamo 4 mesi, facciamo di meno. Cioè si può, tra virgolette, stravolgere il deliberato richiesto dall'opposizione, ma non per questo si debba votare contro. Significa proprio, noi nonostante fossimo pure d'accordo, ma non facciamo passare quello che è la richiesta dell'opposizione. Ma in questo modo si fa soltanto un danno alla città, che invece si aspetta risposte. Noi continueremo sotto questo aspetto. Probabilmente, ecco, convocheremo altri consigli comunali, faremo altre conferenze tipo questa, perché è giusto che i cittadini sappiano prima, durante e dopo il consiglio comunale come vanno le cose e come si comporta il sindaco e l'amministrazione comunale. Cari concittadini, come vedete, noi abbiamo ascoltato e raccolto l'invito di tutti voi che ci dite giorno per giorno di metterci insieme, di collaborare insieme per il futuro della città. Ed è quello che abbiamo fatto noi della minoranza. Vedete a questo tavolo seduti partiti tradizionalmente distanti, il PD, Forza Italia, l'UDC, un partito di centro. Abbiamo svestito i nostri panni, le nostre bandiere e ci siamo messi attorno a un tavolo per dire benissimo, portiamo avanti i problemi, quelli più concreti dei cittadini. Bene, noi crediamo che sia molto più credibile fare questo anziché passare da un partito all'altro solo per mantenere la poltrona. Vi garantiamo, cari concittadini, che continueremo con la nostra attività, senza preteste, senza polemiche, ma sostanzialmente per cercare di dare un input in più alla vita ormai sedentaria, alla vita politica sedentaria che questa città sta sperimentando in maniera davvero negativa e deleteria per il futuro. Dobbiamo attivarci, affidatevi a noi, consigliateci, fermateci per strada, chiedeteci, informateci, noi siamo a vostra disposizione. Grazie a tutti.